Buonasera, ciao blenderisti, benvenuti al Blender Italia Live. Questa sera il nostro ospite è Luca Ferro Auditore. Buongiorno, buonasera Luca, anzi. E Ciao, ciao a tutti. chiaramente Ciao Luca, benvenuto. Francesco Andresciani. Ciao Francesco, buonasera, ben Ciao, arrivato anche buonasera a a te. tutti. Buonasera. Luca, parlaci un po' di te. Tu sei un grande appassionato di low poly, una disciplina, chiamiamola disciplina del 3D, molto molto bella. Sì, diciamo che innanzitutto voglio dirti una roba che molti me l'hanno chiesto, mi hanno detto: Luca, ma tu ti chiami Luca Ferro Auditore veramente? La risposta è no, Ah, purtroppo. ok, quindi È sì, tra l'altro importante sei da stato dire. ribattezzato con Luca Ferro Esatto, Uditore. auditore, esatto, una piccolissima parentesi. Auditore non è altro che la citazione di un videogioco bellissimo che è Assassin's Creed, ok? Dove c'è il personaggio principale che si chiama Ezio Auditore. Con una scommessa con il mio amico gli ho detto: se mai mai riuscirò a finirlo al 100% mi metto il cognome su Facebook, e l'ho fatto. Quindi Ah, vabbè, beh, vedi, chiusa parentesi, interessante. né? Quindi mi chiamo Interessante. Allora poi ti Luca, cambi il esatto. nome o lo mantengo? No, Dimmi. Mantieni, mantienilo perché è bello. No, no, lo mantienilo perché è scriviamo. bello. Anche perché la stragrande maggioranza delle persone credo ormai ti conoscono. Esatto, da sempre, esatto. No, diciamo che il low poly mi ha sempre affascinato. Sì, è una bella cosa. Tra Io ho l'altro, incominciato a fare. Dimmi pure. no, dico, quello fatto bene è molto, molto, molto bello. Sì, perché nonostante tutto, comunque è difficile riuscire a. Con pochi poligoni, con pochi vertici, no? Riuscire a trasmettere qualcosa, anche fosse una storia, un'emozione, un sentimento, un qualcosa. E quindi mi sono sem da sempre appassionato a questa tecnica. Ho incominciato a. Ho inco non ho incominciato subito con il low poly, nel senso che ho dovuto trovare un po' la strada, ecco, diciamo così. Però sì, mi piace tantissimo, che va un po', diciamo, a differenziarsi da quello che è il low poly per magari i videogiochi. Sì, Ok, quindi. l'altro giorno abbiamo avuto una precisazione da parte del nostro scorso ospite, chi è venuto la settimana scorsa? Voto di memoria. Settimana scorsa è venuto Davide Prestino. Sì, Davide, ecco, ce l'ho sulla punta della lingua, è presente, sono pure molto stanco, quindi non ci fare caso. Sì, Ah, Davide guarda. Prestino e puntualizzava proprio questa cosa sul low poly, no? Il low poly per il game. Sì, che è tutt'altra storia in realtà. Cioè, si chiama low poly, ma in realtà è veramente tutt'altra storia perché appunto il low poly per il videogame Sì, è un ha low una poly struttura, strutturato, no? Cioè, ha un workflow completamente differente da quello che può essere un low poly per un diorama. Appunto per un artwork, per una fan art, anche un low poly può avere per un diorama, può avere anche tantissimi vertici, invece sul game asset se sbagli vincolato, esatto, devi si tenere in vede considerazione subito, esatto, l'ambiente. sì, perché poi hai, dimmi tutto. No, scusa, da dove inizi? Come è iniziato? Da dove ti è partita questa passione per il low poly, cioè pochi poly? Guardando guardavo ad un certo tipo 5 anni fa circa, sì, 5 anni fa ho incominciato a fare grafica a livello amatoriale, guardavo tantissimo le foto, quelle vettoriali, mi piaceva, scorrevo tantissimo su Pinterest, tantissimo, tantissime immagini di questo tipo e c'erano queste immagini vettoriali bellissime, piatte. E ho detto no, io devo rifare, cioè devo assolutamente rifarle con quello stile, perché quello stile è quello che mi piace, cioè proprio impazzivo per quella cosa, ok? Ad un certo punto, continuando a guardare, ho visto che c'erano altri artisti che già, non dico che lo padroneggiavano, ma erano proprio professionisti di alto livello, cioè proprio artisti che io proprio adoro. Quelli che tu reputi poi inarrivabili, che poi in realtà con un po' di esperienza puoi anche puntare a loro, certo. Assolutamente, che poi comunque sono tutte, la loro bravura non è altro che tutto un insieme di esperienze, di lavori che uno fa. Chiaro, più lavori fai, più cose Di fai, più file ri. cancellati, buttati, rifatti, fate passate, eccetera. Esatto. Però è fantastico, cioè, ma è proprio una visione completamente differente. Cioè, è un tipo di arte. Purtroppo Sì. Dai. un po' sottovalutata perché comunque si tende magari a dire ah, ma è facile, ah, ma invece bisogna veramente
mettersi l'impegno, facile, cioè facile non è, no, facile perché non è. si può fare low poly, tutti possono fare low poly, anzi sembra Certo. facile perché, però poi il risultato finale si vede, quello che dice l'effetto wow, Sì, si deve vedere. E poi subito. un'altra cosa è che non c'è rivista dove non ci sia sempre quel low poly con effetto wow, quindi low Esatto. poly è proprio una di quelle cose che è ricercata ed è attualissima e onnipresente, si può dire. È incredibile, cioè lo si vede anche, lo vedi nelle pubblicità, lo vedi nei manifesti, lo vedi nelle, cioè è strautilizzato perché è strasemplice, pulito e soprattutto ti arriva, no? Cioè, Sì, molto bello. ti fa arrivare. Approfitto per salutare tutti i nostri amici blenderisti che si sono collegati, ci stanno guardando, ti salutano Francesco perché, Oh. scusa Luca perché molti li conosci, Francesca Pracanica, Riccardo Greco, insomma tutti Li ho amici pagati che ti tutti per seguono. venire stasera. No, non proprio. Non è niente che ti vende, quindi va bene così. Ok. Sono i nostri fedelissimi. Bene, allora, di solito cosa ti piace modellare, per lo più? Allora, cosa mi piace modellare? Se vuoi farci qualcosa, Allora, fammi. guarda, io vado, allora, ti faccio vedere un po' di cose. Ti condivido, lo schermo. Sì, tu attiva lo schermo. Allora, aspetta che vediamo che, Sì, appunto. così vediamo un pochettino di belle Allora, cose. ti faccio vedere un pochino il, diciamo, un po' la mia. Percorso che poi comunque non è stato facile. Ok, vediamo il tuo Blender. Ok. Allora, Come mai hai scelto proprio questo tipo di specializzazione, fra virgolette? l'ho scelto perché quando l'ho incominciato se ne vedeva poco. Ok, quindi hai puntato, diciamo, sulla novità, Sì, ho sull'effetto puntato novità. sulla novità, sull'effetto, poi mi sono accorto in realtà che non avevo cercato abbastanza bene. Perché ce n'è tantissimo, ce n'è tantissimo, veramente. Bravo. Ce n'è Sempre nel tanto, c'è, discorso che facevamo prima, sì, che in c'è realtà tanto di è tutto, c'è tanto di gettonatissimo. tutto, c'è tanto di tutto, veramente. E quindi piano piano, poi ripeto, io non facendolo come lavoro, ma come passione, no? Un qualcosa che lo fai nel tempo libero, come giocare, come andare a leggere un libro, insomma, una roba del genere, ecco. Però passione passione, poi ti sei fatto una bella raccolta, una tua bella Passione, passione, esatto, raccolta. sì, passione, passione, è passato tanto tempo, ho voluto, io vi faccio vedere questo perché più o meno è quello che, diciamo, da altre parti, tendo ad andare un po' più sul professionale. Okay, anche se professionista non sono, perché io non mi reputo professionista, ma comunque un grande amatore. Diciamo che sul profilo Behance mantengo un po' quelli che sono un po' la mia storia, ecco, diciamo così, qualcosa che mi piace e anche se magari un po' bruttino, un po' magari ha qualche errore, qualche roba, però io la guardo, rido, cioè, non lo so, sorrido, sono un romanticone e quindi Sei andato avanti molto perché sono. da quando ti conosco io, quindi i primi risultati, i tuoi primi render, fino all'ultimo che tra l'altro ho messo nella copertina del Blender Italia Live, hai visto Che il mi ha fatto super piacerissimo, panorama. grazie. Sì. Quello sì. Quello Lì si vede la crescita, cioè effettivamente. sì, è proprio. Ti dico, è il primo checkpoint. Ok, quello è stato. Ho detto ok, cioè, Sono arrivato sono arrivato. No, a un davvero, cioè, punto. proprio. Ok. Applauso, basta. Cioè, mi sono detto proprio. Anche perché, soprattutto perché ho avuto. Io sono una persona super umile, ragazzi, davvero. Cioè, sono la persona più umile del mondo. Ho chiesto tantissimi feed a tantissime persone veramente inarrivabili. Gente come Davide Pellino, Masha, ma altre persone, ma tantissime, potrei elencarne tantissime. Ma poi, cioè, quando sono andato da loro, soprattutto da Davide,
che ogni tanto bazzica da qualche parte anche su Blender Italia. È un bravissimo, bravissimo, bravissimo artista. Mi ha detto: Lu, non so che altro dirti. Boh, per me va bene. Cioè, sono rimasto così. Bah, sei sicuro? No, dai, scherzi, no, no. E quindi sono davvero. È stato un qualcosa. Vi mostro qualche screen, tanto che ne Sì, parliamo. esatto, Non ero mostriamo un pronto, po'. ma ve lo faccio vedere lo stesso. E oltretutto sono stato veramente felicissimo perché davvero con questo poi mi sono, diciamo che è stato un po' l'inizio sul buttarmi verso l'estero, cosa che prima avevo un po' timore, perché vedendo i lavori che c'erano dicevo no, ragazzi, non è In cosa. realtà ha avuto E invece ha un avuto un sacco successo perché appunto sono finito nella copertina della top della Week 21, se non ricordo. Sì, nella Week 21 insieme a altri lavori fantastici, cioè veramente di gente veramente incredibile. E questo mi ha fatto veramente tantissimo piacere. Mi ha fatto tantissimo piacere perché vuol dire che comunque piano piano ci si arriva, no? Cioè con la pratica, con la passione, con il Assolutamente sì. tempo. Ci si può arrivare, no? Cioè tutti possiamo arrivarci piano piano, anche chi, magari c'è chi ci arriva prima, chi ci arriva dopo. Addirittura qua, cioè, in questo lavoro c'è proprio un workflow che io non avevo mai usato. Qui, oltretutto, c'è addirittura dell'overpaint su Krita. Cioè, c'è addirittura del post-processing, cosa che io il post-processing tecnicamente Ignorare totalmente. non è che lo ignoro, ma mi dà fastidio. Perché sono uno di quelli che è un po' vecchia scuola, del tipo io devo arrivarci con Blender. Non voglio usare altri programmi. In realtà poi con altri programmi ci arrivi subito, cioè ci arrivi facile. Sì, Perché ma privarsi di questa cosa bella? Ecco, insomma, cioè, esistono altri tantissimi programmi open source che sono comunque belli, come per esempio appunto Krita, che io uso, è un o altro prima. progetto molto, molto, molto avanti. Assolutamente. Una curiosità, più o meno, quanto tempo ti ha... Questa è una domanda che faccio spesso. Quanto tempo ti ha... Uff, questo ci ho messo 2 mesi buoni. Ma ci hai Questo ci ho lavorato tutti i messo 2 mesi giorni o... buoni. Ci ho lavorato, questo è stato, adesso io non mi ricordo bene quando l'ho, il 24 maggio del 2020, esatto, se non ricordo male, eravamo in pieno lockdown. Una roba del genere. Quest'anno è successo qualcosa di strano nel mio processo creativo, che è stato il virus, cioè nel senso la situazione sanitaria che stiamo vivendo, la situazione mondiale che stiamo vivendo, artisticamente mi ha colpito. Cioè, non solo a livello umano, ma proprio anche a livello proprio di artista, perché non riesco a fare qualcosa che non sia un po'. C'è un po' d'ansia, un po' di tizza, un po', cioè, quindi mi sono staccato, cioè ci ho messo tantissimo, perché infatti il mio primo lavoro è stato quarantena, appunto, cioè nel senso non a caso è stato quarantena, e da qui ho cercato tantissimo di dire, anche con la mia arte, di dare una speranza, no? Cioè dire, dai ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. C'era chi attaccava i lenzuoli fuori dalla finestra e invece io ci... Diciamo che cercavo di aiutare con la mia arte e quindi è stata un'escalation di colori, no? Quindi di colori, di speranza, di messaggi, di tutti questi colori molto forti, ok? Però Sì, caldi, esatto, però questa caldi, mescolazione di colore, esatto, molto esatto, bello. molto caldo, molto tenero, molto... E c'è proprio questo, capito? Cioè, la ragazzina, la pecorella, il cagnolino, la stanzetta calda, capito? Cioè, questo abbraccio. Per poi finire, poi è successo qualcosa ed è uscito questo progetto per puro caso, perché se non ricordo male c'era un ragazzo, che adesso non ricordo più il nome. Ha detto: c'è qualcuno che mi sa dare una mano a fare una roba tipo fondale? Ho detto: vabbè, ti do una mano io, ci provo. E poi sono partito per la tangente. Hai avuto l'input Sì, giusto. assolutamente. Luca, come hai conosciuto Blender? Quando, come? Cioè,
Noi lo chiediamo spesso ai nostri ospiti per capire un pochettino come, da che versione hanno iniziato, come lo hanno conosciuto, quindi gioia e amore. Allora, l'ho incominciato circa 5 anni fa, cioè ho incominciato a usare Blender circa 5 anni fa perché cercavo un programma free per fare grafica. Se non ricordo Un male, po' per tante ho incominciato con, persone. sì, con SketchUp, Perfetto. diedi una mano a, non mi ricordo chi, una mia amica, no, una mia ex, attenzione, per fare un progettino. Di cui aveva bisogno, io me la cavavo un po', anche se ero un po' arrugginito, perché comunque a scuola ho fatto arti grafiche, però poi ho incominciato a lavorare, quindi ho smesso completamente, quindi ho perso 10 anni di grafica, il che significa per un graphic perdere praticamente una vita, cioè una generazione, Sì, esatto. perché poi in continuo cambiamento, cioè l'ultimo programma che ho usato è stato, boh, forse Flash, Però questo, prima. sai, potrebbe essere a favore, perché molto spesso come si chiama, i grafici navigati, che magari lo fanno da 20 anni, quando vedono poi un cambiamento, ecco Blender, il cambiamento, tutti questi, diciamo, più anzianotti sono molto restii, perché hanno 20 anni di esperienza in quel programma, perché sono già grandi di età e non vogliono cambiare, perché sono, diciamo, un pochettino impigriti nel volersi rimettere un pochettino in discussione, riproponendosi con altri strumenti. Questo potrebbe invece avere giovato su di te per il Lo discorso spero. proprio. Lo Sì, spero guarda, io ho vivamente. iniziato tardissimo, perché io ho iniziato veramente molto tardi, ma tardissimo, ho 44 anni, si può dire che forse davvero ho iniziato adesso. E ti devo dire che a me ha giovato, perché sono partito con una mentalità, ho utilizzato per 10 anni, si può dire utilizzato per 10 anni un software proprietario, ma senza risultati, perché lo facevo solamente davvero per passione. Poi con Blender è scattata la molla, un pochettino come con tutti quelli Ma che io l'ho utilizzano. scoperto per caso, perché appunto un mio amico, un mio grandissimo amico, che purtroppo adesso sento veramente poco, che lavora per la DreamWorks, Pixar, veramente colossi, incredibili, lui è veramente magico, e mi ha detto, ma perché non provi Blender? So che lui lavora con altri programmi, ovviamente, Sì, mi fa... probabilmente obbligato. Sicuramente, perché nella pipeline sicuramente c'è quello e quindi deve usare quello e mi fa provalo, vedi, è gratis. Ragazzi, vi dico, è stato un trauma. Cioè, poi veramente 5-6 anni fa i tutorial scarseggiavano. Non era come adesso. Quindi adesso è bellissimo, adesso apri YouTube. Blender esce ovunque. Dove prenderci di tutto, davvero. Sì, adesso di Blender c'è di tutto ed è fantastico, ma è giusto che sia così. È giusto perché si sta evolvendo, sta crescendo e la gente lo sta capendo. Ragazzini anche che si vedono 12, 13, 14 anni che già sono grandi, questo è fantastico. Questa è una nuova generazione, capito? Abbiamo una domanda da parte di Riccardo Greco. Luca, ci parli del low poly, differenze con in-game. Sì, certo, diciamo che è come dicevo prima, è un qualcosa di sostanzialmente diverso. Cioè il low poly per il game ha tutt'altro progetto, ha una struttura. Il più delle volte è una base low poly ordinata, sistemata, quindi non vertici, non a caso, e poi un susseguirsi di bake di varie texture. Quindi c'è appunto la diffuse, l'occlusion, la curvature, l'emission, eccetera, eccetera. Nel low poly diorama, quindi nel low poly artworks, quindi lavoro semplice proprio da vedere, è completamente differente. Non hai regole, puoi fare quello che vuoi. È bello per quello, cioè non hai limiti, non hai. Se ti va di Non dividere devi un. stare attento all'aggiuntura, perché sennò No, poi no, nel no, assolutamente. movimento. Ti faccio vedere una cosa che va dove ho usato un workflow simile. Lo vedete?
Sì? Ok, questo qui è uno dei progetti di cui vi parlavo prima, fatto durante la quarantena. Qui c'è un insieme, c'è un workflow un po' particolare, no? Perché come vi dicevo, in ogni lavoro che ho fatto cerco di utilizzare dei workflow diversi, un po' per impratichirmi, un po' perché mi piace sperimentare, un po' perché se Giusto, no è troppo sì. facile, non so se è troppo difficile, insomma. E quindi qui ho utilizzato, come vedete, scusate perché sono in una posizione un po' particolare, quindi ho il mouse, non ho la tastiera, ho un po' tutto. Ok, eccolo qua. Vedete, sì, ok. E vedete che ci sono questi plane, ok, che in realtà, vediamo se ve ne faccio vedere un po' perché se no va. Ok. Vedete? Sono Sì, con le trasparenze si con le trasformano. trasparenze, sono dei fascetti d'erba, che poi non è altro che lo stesso metodo che usa la CD Projekt per farti The Witcher 3. Ok? Solo che loro hanno una persona solo per fare il fascio d'erba, quindi la qualità sarà esponenziale. Ok? Però la procedura non è, non è che questa, ok? Quindi l'utilizzo di mesh lo poli per fare qualcosa che sembra tridimensionale, ma che poi in realtà tridimensionale non è, ok? Perché appunto qui non è altro che l'utilizzo di, come si vede, Canali alfa. di canali alfa, ok? Eccolo qua. È una semplice mesh con dipinto sopra un fiore. Ok? Non ci sono vertici, non c'è niente. Cioè, è un plane a quattro vertici. Ok? E Una questa riduzione. una riduzione veramente al 95%. Ok? Adesso questa, per esempio, questa scena è molto pesante perché ci sono 10 particellari. Okay, quindi è molto molto pesante. Però è fatta con lo stesso metodo, ok? Quindi non, se ancora studiata per bene, può portarti ad avere ancora più soddisfazioni a livello anche di rendering. Quindi ci metti molto 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 meno a renderizzare una scena così piuttosto che utilizzare magari un fascio d'erba con 500 vertici. Ok, in una scena così sarebbe impossibile. Non riusciresti a renderizzarla, avresti bisogno di un render farm solamente per fare un diorama del genere. Certo, Okay? La chiaro. cosa interessante è che, essendo un artworks, tu puoi farlo. Se hai un computer incredibile, lo puoi fare. Non hai limiti. Invece, in un game asset, adesso Vanno mi. tenute in considerazione tante, tante, tante variabili. In un game asset è tutta un'altra storia. Cioè, in un game asset devi veramente stare attento anche alla. Cioè devi fare la giusta UV map, devi sistemarti per bene i colori, devi sistemarti bene tutto, deve essere tutto fatto a regola d'arte. Ok? Perché se sbavi di poco si vede. Fa schifo. Qualcuno sarà rabbia. Qualcuno sarà Dietro assolutamente, assolutamente. un'organizzazione, chiaramente se come tu Assolutamente. dice, texture che Certo. pesano, poligoni infiniti, errori a destra e a sinistra, che in tempo reale È gli un errori vengono attimo, calcolati dalla macchina, chiaramente, certo, è un attimo. quindi, qualcuno s'arrabbia. È assolutamente. Poi in un low poly come questo, che può essere un artwork, tu usi essenzialmente una palette di colori, cioè, ma sono flat, cioè non usi un substance painter per colorare questi, capito? Cioè non ti metti a fare il triplo bake delle varie texture per fare le cose. No, cioè è una palette di colori molto semplice che vediamo se riesco a farvela vedere. Eccola qua. Ok? Sì. Questa è, diciamo, un po' l'evoluzione di uno studio fatto seguendo bravissimo artista che purtroppo ora non fa più niente su YouTube, mi ha abbandonato. Questo
4 anni fa, mi ha mostrato la via e poi se n'è andato, è fuggito. E, perché questo? Perché diciamo che io ho incominciato con... mi dava fastidio il fatto di dover colorare singolarmente ogni singolo oggetto. Ok, io sono una persona abbastanza pigra. E ho poco tempo, perché facendo altro nella vita, non posso perdere 2 ore a scegliere i vari materiali, questo, 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 cioè aggiungere materiali, ok, per ogni singolo oggetto. Allora cosa faccio? Essenzialmente seleziono le varie... Aspettate che vi faccio vedere proprio in maniera un po' Sì, fai vedere, fai vedere. grossolana, ok? Vedi? Io seleziono le UV che sono qua, ok? Sì, adò. E le metto, proprio faccio una cosa molto molto grezza, possiamo dire così, ok? Quindi faccio un UV map dalla view. Eccola qua, ok? Vedete? A questo punto io seleziono la UV, la chiudo e la sposto. La vai a mettere nel gradiente Esatto. più interessante, quello che ti piace Questo metodo che ho offerto dalla casa, solo per voi, ti dà la possibilità di fare un passo in più, nel senso che è differente da quello che può essere una palette di colori, flat, perché tu hai un colore, ok? Invece qua tu un hai un gradiente. gradiente, ok? Quindi se tu la tiri su, È più forte il gradiente, ovviamente. capito? Sì, Hai molto, l'effetto ambient molto occlusion bello. e quindi è spaziale, cioè hai capito? Cioè, è incredibile Blender, cioè è follia. Poi Ruotandolo poi, vero. ruotando, esatto, poi ruotandolo, cioè, pu puoi fare qualsiasi cosa, puoi fare qualsiasi cosa, anzi se sei bravo, cosa che magari io non sono, addirittura facendo le UV e poi strecciandolo. Ora non lo voglio fare perché non voglio fare brutte figure in diretta, per esempio. Puoi tranquillamente, no, dai, facciamo un po' di... No, 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 non lo facciamo perché non mi Dai, dai, ricordo... sei più No, bravo. non mi ricordo i tasti, cioè, nel senso, non mi ricordo i tasti, come si... Stefano Romano ti fa i complimenti, Luca. Vabbè, ma te l'ho detto, ma perché sono tutti quanti amici, cioè, sono tutti ragazzi che io adoro, con cui magari ho fatto qualche cosina, con cui ho... Siamo tutti amici. È il bello di Blender, conoscere un sacco di gente simpatica e brava. Però, vabbè, non mi ricordo. Comunque, puoi tranquillamente, diciamo, strecciare le varie UV, ok, sull'asse X, sull'asse Y, sull'asse Z. E questo ti permette praticamente di avere un tipo, per esempio, che ne so, un plane, ok, lo chiudi, lo richiudi, lo reimpacchetti e fai il radiale. Sì. Cioè, fantastico, capito? Senza metterti magari a farlo coi nodi, che magari chi fa i nodi ci mette un secondo. Io, che non ne capisco niente di nodi, per fare un nodo, cioè per fare questo, vediamo, questo, che è il lavoro della vita, diciamo così, quello su cui ho perso maggiormente tempo e... Eccolo qua. Ok, per fare questi nodi, questa atmosfera, cioè ci ho messo un'eternità. Cioè, per fare il nodo del fascio luminoso, cioè, che poi magari uno dice, ah no, ma l'hai fatto, un secondo e ci metti pochissimo. Cioè, io per fare una roba del genere ci ho messo una settimana. Ma perché questo? Perché c'è anche da contare parecchio, nel senso che non è nel mio modo di lavorare. Non è alla domanda che mi hai fatto tu, giustamente, Francesco, quanto tempo ci hai messo? In realtà ci ho messo 2 mesi, ma lo facessi per lavoro, magari ci avrei messo una settimana. Cioè, Sì, è chiaro, gli tutto tempi il è mio fatto. tempo è dilatato. Una cosa è cercare per raggiungere lo scopo, una cosa è cercare per studiarci sopra e nel frattempo raggiungere lo scopo, è chiaro. E infatti quindi io piuttosto che magari fare un progetto l'anno, ne faccio 6 e piano piano studio. Quindi studio Sì, sui ma progetti.
Perché se no non mi diverto più, divento un lavoro e a quel punto non lo faccio più, No, non mi piace più, capito? esatto. È quello, Se ci quello. guadagni tanto, ancora lo finisci anche col sorriso, se per lavoro, ma Sì, con un esatto, guadagno più esatto. che bisogna compensare un po' tutto. Sì, esatto, sì. Se lo fai piacere in maniera diversa, è chiaro. Esatto, sì. E quindi questo Nella, è. nel tuo lavoro, in quello che tu fai, nella tua esperienza, come reputi Blender? Come dicevo prima, Non so se tu un'esperienza. hai esperienza con altri software, se utilizzi anche altri software, quindi puoi comparare Blender ad altri software, o comunque nella tua esperienza, Di se sono modellazione 3D, dici? ma nella modellazione anche nel texturing, nella costruzione dell'ambiente, le luci, se c'è qualcosa che tu dici, guarda, ma secondo me questa sarebbe meglio, oppure va bene tutto così, ci sta. Guarda, ti dico, l'unica cosa su cui sto trovando leggermente difficoltà, ma ripeto, leggera, ok? Leggerissima difficoltà, soprattutto perché io poi lavoro su low poly e quindi non mi interessa neanche troppo, è lo sculpting. Ok? Quando cerco di fare qualcosina con lo sculpting, c'è sempre qualcosa che non va. Il dinamo topo fa un po' fatica. Il multi-res non si capisce, poi divido un cubo, me lo divide strano, devo prendere una donna apposta per fare. Mi scoccio e chiudo. Dico, vabbè, sai che c'è, dai, lo faccio l'anno prossimo. Sì, ci Aspetto sono. Pablo, Pablo era, giusto? Si chiama Sì, Pablo Pablo, no? Dobaro, sì. È Pablo Dovale, esatto. Aspetto lui che arriva. arrivato il momento di seguire il corso dello Esatto, stesso. esattamente, bravissimo, bravissimo, che è lì da un mese e mezzo, ma forse di più. Perché devi sapere questo, Francesco. Io se seguo un corso non faccio altro. E quindi ho detto: sai che c'è? Faccio così, faccio un corso o ci imparo da solo. E questa è un po' la storia della mia vita, nel senso, cioè, che comunque magari dovrei smettere un pochino, studiare quella roba e poi andare avanti, però non ce la faccio. Ti giuro, mi guardo una lezione e poi mi scoccio. Devo creare, cioè è più forte di me. È più forte Lo di so, me. capita, È credo una che capita droga, a è una droga, è una qualcuno. droga. Cioè, ciao, sono Luca, no? Uso Blender, no? Così, no? E devo Luca, creare. e devo creare. Riccardo ti chiede se hai mai provato ad animare qualche tua scena. Allora, sì, ho provato ed è una delle tante cose che vorrei fare. Tantissimo, per pochissimo, proprio per un pochino, ho avuto la possibilità di lavorare con un ragazzo che fa giochi per mobile, no? Stava per incominciare a uscire qualcosa, poi purtroppo ci siamo un po' persi di vista, lui aveva altri lavori da fare, quindi non siamo riusciti a beccarci. E quindi non sono riuscito a fare quello che volevo, quindi ad animare una scena del tipo c'era una pecorella che doveva andare in giro a fare delle robe. Ho incominciato un po' ad animare, però anche lì poi ci sono poi c'è lo step successivo. Cioè, un conto è muovere due ossa. Sì, esatto, quello è pure un altro macello di Poi quando costi. incominci a dire, quando incominci a vedere, aspetta, qua ti serve il construct, qua ti serve l'LK, qua ti serve il coso, allora come fai? Allora lo. E, qui e quindi dico, aspetta, aspetta un secondo, no, è troppo complicato. Quindi sicuramente sto lavorando a un altro progetto, uno dei miei 500 progetti che ho in testa. E su cui appunto mi voglio concentrare moltissimo sull'animazione. Però intanto diciamo che in maniera propedeutica ho fatto il mio ultimo lavoro, il mio penultimo lavoro in realtà, ma non lo so, beh, l'ultimo, uno degli ultimi, insomma, ok? ho fatto questo. Che se riesci a condividere, Alessandro, ok? Sì. Che è un corto di tipo 10 secondi, una roba del genere. Un cortissimo, Un diciamo. cortissimo, Ah, sì, me lo ok? ricordo, me lo ricordo Ok, bene, sì. appena fatto,
Qui c'è tutto quello che ho imparato in un paio di mesi sull'animazione, ok? Ci sono e qui dentro ho messo ed è incredibile in realtà perché questo progetto, non faccio fatica a dirlo, è piaciuto poco in giro, ok? In differenza, cioè, diciamo, rispetto agli altri, che magari, sai, io vado molto su Twitter. Su Instagram, vado molto su Behance, vado molto più sull'estero, ok? Da un po' di tempo a questa parte. Dove gli altri lavori sono stati comunque visti parecchie volte, davvero parecchie volte, ma parliamo di 1000, 1200, 1300, 1500 visualizzazioni, che non sono malaccio, cioè tanta roba, insomma, per un lavoro, diciamo, amatoriale. Questo è stato veramente visto poco. Quindi la domanda è, o è stato capito poco, oppure era mediocre? Di per sé potrebbe esserlo in realtà, perché nonostante il mazzo che mi sono fatto per farlo, perché qui non solo c'è studio di Blender delle animazioni, qui c'è studio della fotografia, qui c'è studio delle camere, qui c'è studio di tutto, cioè qui c'è mesi di studio, ok? La scelta delle camere, il fatto di quando staccare, lo slow motion, la vista, tutto, veramente, cioè è stato cioè, il riflesso, tutte le aggiunte che sono state fatte con il cartello stradale, cioè sono tutte sciocchezzine che però hanno dato vita a un qualcosa di finito, ok? Addirittura ci sono cose che la gente non nota, come vediamo se si riescono a vedere, vedi Questa è se. una storia triste che è comune a tutti quelli che creano, Eh sì. perché lo sforzo può essere incredibile, grandioso, non apprezzato perché ci Eccolo sta qua. che. Guarda, si vedono pochissimi, cioè si vede un secondo su 15. Io ci ho messo una settimana a farle, ok? Parli del Le successo. sgommate, le sgommate, ok? E l'ho fatto, cioè perché dentro veramente qui ci sono particellari, metaball, perché il fumo è fatto con le metaball. Ok, quindi un nuovo modo di, per quanto mi riguarda, nel senso io le metaball non le avevo mai neanche guardate, a un certo punto mi sono detto, ma sai che c'è, usiamole. Quindi animiamo anche quelle. Un'altra settimana per fare quello. Ok, poi vai a fare, perché poi le strisce le ho fatte con il Dynamic Paint. Quindi anche là, Eevee non te lo vedeva, Cycle sì, allora converti le Ma mappe, la trasformi. all'utente finale tutte le tue difficoltà purtroppo, ahimè, interessano poco. Perché le Certo. persone si basano solo ed esclusivamente su quello che vedono. Poi l'occhio attento dice: ma Luca, come ha fatto a fare le strisce a terra? Ma Luca, come ha fatto ad animare questo Sì. tipo di effetto fumo, che molto spesso è ottenibile con la matita, no? Si vedono di solito nei cartoni animati, quindi c'è una lavorazione diversa, questo in tempo reale, quindi come hai fatto a Sì. gestire il fumo? E uno magari le domande se le fa, ma l'utente finale che vede poi il Magari lavoro, sono anche io che metti un magari play, facciamolo rivedere nel l'ho frattempo. pubblicizzato poco, anche le cartacce che. Davvero, è Mi stato spiace un per tutti. tripudio, veramente un tripudio di cose, di studi nuovi, anche perché oltretutto questo lavoro l'ho fatto con un mio amico con cui adesso stiamo collaborando, stiamo facendo veramente un sacco di cose veramente belle, cioè che mi piacciono proprio tanto. Andrea Cau, che è veramente bravissimo, è veramente bello, bravo, bello, bello non lo so in realtà, cioè, non lo so, può essere in realtà, ci sta, se è bello oltre che bravo va bene, insomma, ecco. Valore aggiunto, È dici un tu. valore assolutamente, assolutamente. E quindi c'è veramente tutto un lavoro, tutto uno studio di palette, di colori, di luci, di fotografia, vedi, proprio questo progetto è proprio anche lì, rispetto agli altri, è un po' più professionale. Ok? Cioè, ogni lavoro che fai, questo lo dico un po' a tutti, cioè, nel senso a chi mi vede, a chi ci vede, a me stesso, cioè, bisogna cercare Diciamo sempre ogni di. giorno. Sì, bisogna sempre cercare di migliorare un po' ogni volta, ok? E questo qui cioè secondo me questo qui è già un lavoro rispetto agli altri che
merita la sua attenzione, ok? Cioè è proprio diverso gli screen, la scelta delle luci, la scelta del davvero del mood. Qui ci ho studiato tanto. Iniziato durante la quarantena, abbandonato, post, ripreso e rifinito perché dovevo finirlo, quindi. Poi l'animazione delle ruote, ragazzi, non ve lo dico neanche cosa è successo, cioè non si vedono neanche. Ok, l'ho visto dopo. Alla fine di tutto ho detto, ma non mi si vedono le ruote che girano? Le ruote girano. Sì, è come Gli ho quello che detto tutto. costruisce l'automobile con tutto il motore, tutto Va bene, se perfetto. sono i pistoni anche ti muovono. Esatto, Dentro, se sei è il guarda, dentro motore c'è non il ci sei sedino. nulla. No, beh, no, quello dico io, dico io una bugia, assolutamente, non è vero, non è vero, non è vero. Dentro è vuoto, dentro è vuoto. Sì, perché te la faccio aprire, qualsiasi cosa tu No. dici. No, 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 non dico bugie, no, 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 l'auto è vuota assolutamente, però è fatta, è già un, qui è già un Lopoli un po' più evoluto, ok? Cioè, questa macchina è una macchina che si può utilizzare per il, è un game asset, ok? Cioè, la texture è proprio, è un bake. Okay, Sì. quindi tu la prendi, la butti su Eevee, su Unity, l'Apsus, vedete, su Unity o su Unreal, e questa va da sola. Cioè, quindi è proprio un workflow nuovo per quanto mi riguarda, insomma, ecco, un po' più studiato. Dai, ve lo faccio rivedere perché è bellissimo. Bene, bene, ma il fatto che non sia andato bene non ti deve chiaramente scoraggiare. Assolutamente no, anzi, ho cercato di capire il perché. Alcuni mi hanno detto appunto che avrebbero voluto vedere di più. Ci sta. Ho preso la critica e adesso sto facendo un lavoro, un altro progetto forte. Facci vedere, dai, facci vedere, stupiscici. Però questo è proprio veramente per voi, cioè qui è roba proprio work in progress puro, eh? Cioè, Rimane tra noi, questo non rimane l'ho tra noi. pubblicizzato, non l'ho pubblicizzato neanche sui social, eh? Cioè, questo non ero pronto, per Da questo non qualche ero parte pronto. bisogna partire, no? Assolutamente. Allora, aspettate un secondo, vediamo un pochino. Allora, questo è... Nel frattempo abbiamo un commento di Simone Iannuzzi, sul commento esce Facebook user, ma è Simone Iannuzzi che scrive. E fa Dici. questo lavoro, spende settimane su dettagli che nessuno vedrà. Ma è la somma di tutte queste, di questi dettagli che poi dà la qualità. Per quanto riguarda il video della sgommata, purtroppo non è piaciuto molto perché oggettivamente è pieno di problemi tecnici, e meno. In una produzione, un comp così non sarebbe mai stato approvato. Non voglio essere polemico, ma c'è margine di miglioramento. Chiaramente è Beh, ovvio ma che non assolutamente, certo, ma è chiaro, nel senso, non assolutamente lungi da me d'aver, diciamo, solo pensato di aver fatto qualcosa di perfetto, No, anche anzi. perché è la tua prima esperienza, come hai detto, la tua prima esperienza di Animazione, animazione. assolutamente sì, no, 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 non avevo mai fatto alcun tipo di animazioni non così complesse, perché veramente, ripeto, a livello di game asset o altro è pronto, cioè nel senso, io l'ho fatto per farlo funzionare fuori. Poi ho aggiunto, cioè, la scena, cioè all'inizio il progetto iniziale era solo farla sgommare. Sai, il mio parere personale, ovviamente da prendere come Certo. tale, sai perché forse hai avuto meno riscontro su, diciamo, quest'auto rispetto, per esempio, al sommozzatore, che va sott'acqua? È perché tu in un'immagine, oltre a mostrare un contenuto artistico, tu in realtà, racconti una storia, anche se è un singolo fotogramma, tu racconti una storia. E probabilmente quello che tu hai raccontato con questo mozzatore che va sott'acqua, forse ha catturato di più l'immaginazione dello spettatore piuttosto che di una macchina che sgomma, che tecnicamente può essere magari molto avanzato, però magari la storia che c'è dietro affascina un po' di meno. Ecco, Guarda, quello davvero, questa potrebbe essere veramente la chiave di la lettura. chiave di lettura, sì,
Perché in effetti io faccio sempre solo progetti dove ci butto dentro una storia o un'emozione, un sentimento, un qualcosa da raccontare, il più delle volte è roba mia. Anche perché devo dire una cosa, tu in un fotogramma veramente poi ci butti sopra veramente tutta la passione che hai. Poi invece quando hai 250, 300, 500 fotogrammi, tu diluisci Sì. questa per forza, è Sì, ovvio, per ragioni di tempo, eccetera. assolutamente. E quindi questo si nota anche. Quindi. No, ma infatti è piaciuta di più magari la foto su altri social. Ho messo la foto dell'immaginetta della macchina Sì, con due brillini. esatto. Ecco. È piaciuta tantissimo, ragazzi. Cioè, veramente c'è retweet, immagini. Bravo, bravissimo. Ah, allora io mi aspettavo, sai, adesso esco col botto. Questo ho fatto, invece no, cioè, proprio mi hanno staggato. Però è stato comunque davvero divertente, nel senso che Dai poi Luca, io. facci vedere quest'altro progetto che hai in cantiere. Questo qua è l'altro progetto che ho in cantiere. Questo è il blocking. Sto facendo una cucina a 360 gradi. Diciamo che sto cercando di trovare un nuovo mood, nel senso che lo sto facendo muovere io, ovviamente. Piano piano. Aggiungendo dettagli, aggiungendo un po' le emozioni, un po' quello che c'è dentro di me, diciamo che sto cercando Di di arrivare crescere, al di livello, crescere, sì. di crescere, sto cercando di crescere e con, diciamo, asset nuovi, modi di modellare nuovi, che si scostano leggermente da quello che è il low poly mio classico. Ed è per questo che da un po' mi sono fermato, nel senso che ho incominciato, poi mi sono fermato perché ho visto che stavo uscendo da quello che era la mia solita area di competenza, quindi la mia comfort zone. Lo sto per dire Però piano piano in tutti i lavori che faccio, con qualche cosina ci esco, sempre, 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 sempre. Con questo ci sto uscendo parecchio. Cioè, qua ci sto veramente uscendo tanto. No, giusto un consiglio che stavo vedendo. Tu nel fotogramma precedente hai aperto la porta del frigorifero, esatto. In quest'altro invece, dove il frigorifero l'hai, diciamo, strutturato maggiormente, le maniglie le messe dall'altro lato. Difficilmente un frigorifero si apre in questo senso quando la cucina è vissuta nell'altro lato. Vabbè, Quindi. tu sei già molto attento. In realtà non c'è tutto questo studio dietro, nel senso che appunto è proprio un blocking. Questo è il vero e proprio blocking, ok? Quindi non c'è ancora nulla Nulla di si è chiaro. neanche vicino a quello che può essere il risultato finale, ok? Quindi è proprio veramente la base, 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 base dell'idea iniziale, dell'idea primordiale. Certo è che un mood del genere solitamente io lo trovavo in 3-4 mesi. Qui ci ho messo 5 minuti a farlo, eh? Esatto, perché Ok? Cioè l'esperienza io ho prende. aperto Blender, ho modellato questa scena, l'ho fatta in 35 minuti. Non sto scherzando, eh? 35 Sì, minuti. no, ma Pulito, è cioè bam quello bam 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 bam, l'esperienza. 35 minuti. Cioè così, chiaro. Ho fatto prima 2 settimane di ricerca di foto, eh? Sì, le reference sono fondamentali quando Ok, devi cioè creare. qui c'è proprio veramente qui. Questo è un altro dei progetti che, ripeto, secondo me mi porteranno un sacco di soddisfazione perché ci voglio lavorare tanto. Bene, facci sapere quando sei avanti, vabbè, lo sapremo tramite i social, facci sapere, poi eventualmente ti potremmo anche invitare per riparlare di questi lavori senza nessun tipo di problema. Sì, sicuramente. Intanto ti ringrazio perché poi appunto dopo di questo mi sono fermato un secondo perché questo progetto mi ha dato una mano per fare un altro salto di qualità e buttarmi in un altro mondo che volevo buttarmi da tantissimo tempo, che è YouTube. E ho creato un piccolo canale Sì, esatto. dove Polizen, che da tra l'altro Polizen, esatto, esatto, sì. l'abbiamo messo anche sul Ho Brand visto, ti ringrazio, infatti, Italia, quindi sì, molto ti interessante. ringrazio tanto Tra davvero l'altro, perché.
Se non sbaglio, era già nato, perché ho visto video che sono anche datati, lo stai forse riprendendo? Diciamo che sì, l'avevo iniziato, ma poi non ero abbastanza... No, assolutamente, assolutamente. Adesso ci vuole veramente, voglio portare un po' più di relax, un po' di... Anche bello comunque che la gente possa trovare un posto dove magari, sai, ti guardi un video di 15 minuti, non troppo lungo, non troppo corto, una roba relax, senza che magari ti guardi quei video super interessanti, ma che magari sono di 2-3 ore, o di mezz'ora, di 45, o quei timelapse da 7 minuti che non ti servono per imparare. Cioè, i timelapse di per sé non servono per imparare, ok? Sì. Col timelapse ti guardi il workflow che quello usa. Semplice. Cioè, secondo me, io non ho mai imparato nessuna tecnica, cioè nessun modo di modellare da un timelapse. Cioè, il timelapse me lo guardo mentre sono in autobus, così, dal cellulare. Insegna, non è che non insegna, insegnano anche un metodo che ha chi crea. Il workflow, esatto, sì. Però lo devi sbobbinare, come si faceva una volta con le cassette, quando andavi all'università che te la sbobbinavi, sentivi la frase, la riscrivevi, eccetera. Quindi timelapse è messo lì a disposizione, ma chiaramente devi fare pausa, play e fare... Torniamo al discorso dei 15 minuti, capito? Esatto, poi in realtà un time lapse di 7 minuti, per farti un esempio, ti dura dei giorni. Ti dura, esatto, ti dura un'infinità, quindi esatto. È messo lì a disposizione, accelerato per abbreviarlo, ma va anche rallentato in certi casi. Sì. Per questo in molte piattaforme esiste la possibilità di rallentare, no, quello che stai guardando. Siamo arrivati alle 22:50, quindi wow. Dobbiamo adesso un attimino andare verso la chiusura. Nel frattempo approfitto, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso. Vi dico chi è l'ospite della settimana prossima, venerdì prossimo, che è David Cescatti, che ci verrà a trovare. Parleremo di materiali, di tante belle cosine riguardo ai materiali. Dopodiché volevo darvi anche notizia del doppiaggio del primo corto realizzato dalla Blender Foundation nel 2006, che è Elephant Dream. È un corto, un open movie, perché tra l'altro questo corto apre il filone degli open movie, quindi questi corti liberi da SIAE, liberi da diritti, e quindi possono essere distribuiti liberamente. Ed è il primo al mondo, quindi ha la Blender Foundation anche questo primato. Elephant Dream, insieme a tutti gli altri corti della Blender Foundation, verranno doppiati in lingua italiana e quindi potranno essere fruibili in lingua italiana. Trovate questi corti, trovate già a disposizione Cosmos, Landrimart e appunto Elephant Dream sul canale YouTube di Blender Italia, quindi li potete andare a vedere già subito liberamente. Il prossimo corto che verrà tradotto probabilmente sarà Tears of Steel e così via, fino all'ultimo realizzato, dove c'è chiaramente del dialogo presente, va bene? Non ci lasciate, o meglio, come dice Francesco, lasciateci, perché poi dobbiamo andare sul canale di Bresciani. La cosa bella è che quando hai detto mancano 10 minuti, ho detto ops, non ho creato il video, l'ho creato proprio adesso. Perché di solito uno dice si prepara una settimana prima, no? Così la gente vede che c'è il video, magari non ho ancora creato niente. Questa settimana ci sentiamo più spesso, no, Luca? Questa settimana è stato assente totalmente, per motivi di lavoro, quindi stiamo facendo tutto anche un pochettino alla rincorsa. Luca, io veramente sono contento di averti avuto qui al Blender Italia Live. Chiaramente fammi sapere quando hai grosse cose, hai novità, eccetera, per venire, così ci vieni a trovare e ne parli, perché questo è uno spazio per te, per voi blenderisti che venite ospiti miei di Francesco, ma veramente è uno spazio dedicato a tutti quanti voi. L'Opoli è una, come ho detto all'inizio, è una di quelle discipline, fra virgolette, che è molto, è onnipresente prima di tutto, ma tra l'altro è molto bella, bella proprio come le cose che ci hai fatto vedere. Complimenti. Grazie davvero. No, grazie davvero tanto per lo spazio, per la possibilità.
mi ha fatto davvero un sacco piacere. E sì, poi ci vediamo, è anche bello questo. Sì, certo, no, assolutamente, però mi piace, cioè queste cose mi piacciono, nel senso mi piace condividere, mi piace trasmettere qualcosa, cioè spero veramente di essere riuscito comunque magari a qualcuno a buttargli dentro un po' voglia, magari c'è qualcuno che è fermo, qualcuno che è un po' bloccato anche visto un po' il periodaccio, roba del genere, quindi sì, dai, voglio ridare tra l'altro il nome del tuo canale YouTube, che è Polizen, quindi Poli con lo spazio e Zen. Con lo spazio, giusto? Sì. Magari lo possiamo mettere nella chat, un attimo che lo stavo cercando. In realtà, cioè nel senso, dovrebbe essere un pochino visibile, appunto visto il mio pochissimo tempo, difficilissimo trovare il tempo per riorganizzare un secondo le cose, però appunto magari lo metto io appena lo riesco a trovare, insomma, vediamo se... Dovrebbe essere questo. Se ci sono delle zucche bellissime, è il mio, insomma. Sì, zucche, zucche. Allora sì, è fantastico, sì, dai, sì, dai. Sì. No, davvero L'ho è... messo come messaggio nella chat di YouTube, però su Facebook non sono connesso in questo momento, quindi. Ok, Ops, va bene. Abbiamo abbiamo perso perso il adesso? moderatore? Ah, bene, possiamo scatenarci, evviva! Molto Adesso bene, molto bene. Il momento anarchico, è il momento anarchico. Sì, mi esatto. piace, possiamo dire quello che vogliamo senza moderatore, Io assolutamente. pensavo, siccome lui gestisce le cose, fosse salto, lui deve saltare tutto, invece E no. invece no, invece no. Invece È il bello della diretta, insomma. no. Bene, adesso come fare qua? Adesso boh. Adesso potrei chiederti, magari potrei fare io da moderatore e chiederti un pochino quali sono i tuoi prossimi progetti, che cosa vorresti fare adesso tra un paio di settimane, che cosa hai in cantiere, se hai qualche cosa di interessante da farci vedere. Insomma, sappiamo, Guardi. so che da un po' che insomma lei sta su Blender, quindi Però magari... vedi, è che io purtroppo non sono un artista, quindi anche se Ah, magari vabbè. conosco è quello il Chiunque problema. è un artista, ragazzi. Chiunque crea qualcosa, secondo me. Cioè, insomma, è una. Beh, sì, diciamo che mi piace trasmettere quello che riesco a scoprire, ecco. Però ti ringrazio della domanda. E in effetti qualcosa bolle in pentola. Per chi anche che non sia direttamente collegato con Blender, non so se forse non lo sai, però No, anche qualcuna. perché la mia è una domanda, cioè io non voglio che sia chiaro che non è stata assolutamente scelta, anche perché non so se siamo online in realtà, cioè quindi magari stiamo parlando Siamo io e te. online? Ah, siamo Secondo me, online. boh, sì, no, non so. Aspetta, te lo dico. Che magari siamo Perché? io e te, Sì, parliamo io e te, che... siamo Ah, online, perfetto, sì. perfetto. Siamo Che online, ci parliamo. non era, diciamo, No, no, programmata no, questa cosa, no, no, cioè infatti. zero. Non... No, Così. infatti è questo che adesso, no, quando viene Sì. mezzanotte, in genere con Alessandro stacchiamo, poi io mi viene in panico perché non riesco mai a far partire la diretta. Ah, eccolo, eccolo. Non abbiamo Eccolo fatto niente qua, di io male, corrente, quindi ho dovuto riavviare tutto il mondo. Speravo di siamo stati trovarti bravi, anzi ho fatto una in domanda interessantissima a Francesco che spero che mi possa rispondere nell'arco di un minuto e mezzo che abbiamo ancora a disposizione, insomma. Vabbè, d'accordo, la risposta è che sta per partire un nuovo corso Ah! che è una nuova edizione di un corso che era già stato fatto, che parlava principalmente di modellazione con Blender, e questo partirà a Allora, breve. in bocca al lupo, Francesco, per questo nuovo corso, che sarà bellissimo sicuramente, come tutti quanti gli altri, che tutti hanno visto e che se non avete visto andateli subito a vedere. Mi raccomando, Ti mi ringrazio. raccomando. Bene. E niente, quindi adesso purtroppo sì, io ecco, mi sono già in pre-panico per l'avvio dello streaming. No, no, Bene, scherzo. allora Va bene. facciamo i saluti e ci vediamo. Anche tu, Luca, sei chiaramente invitato a cambiare canale YouTube di Francesco Andresciani per seguire anche se vuoi, se hai piacere, seguire aspettando la mezzanotte. Io vi Va saluto bene. tutti, vi ringrazio per essere intervenuti. Grazie Luca per essere stato qui con noi. È stato un Francesco, ci piacere. vediamo di là.
Ciao a tutti. Ciao. Ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao.